Bentrovati a tutti voi amici delle Fonti TV e dunque il nostro Instant Focus con i nostri approfondimenti che, come ben sapete, in questo periodo, in questo contesto, ruotano intorno all'analisi di tutto ciò che è cambiato e modificato dopo l'emergenza coronavirus. Stiamo affrontando un po' il tema analizzando i vari settori del business, diciamo così in senso più macro, e poi entriamo nel dettaglio di ogni specifico caso. Allora, oggi noi parliamo di un tema soprattutto che è quello della comunicazione. E più che mai, quando parliamo di comunicazione, ci chiediamo come sia cambiata proprio con il periodo del coronavirus. Perché? Perché banalmente è stato un periodo in cui i rapporti sociali si sono annientati, perché con il lockdown e con i quasi 3 mesi di isolamento sociale, i contatti con le altre persone non ci sono più stati e di conseguenza anche con tutta la fase della ripartenza si sono rimodulati questi contatti. Allora la comunicazione decisamente è centrale quando si parla di business, soprattutto proiettato verso il futuro. È con grande piacere che io saluto il mio ospite Marco Baccini, che parlerà con me di tutto questo. Intanto ben trovato, Grazie a Marco. voi per avermi invitato, per me è un piacere e un onore essere qua. CEO di MB Group e peraltro sei anche professore di comunicazione digitale, quindi la comunicazione Esattamente. peraltro analizzata sotto l'aspetto digitale, Assolutamente sì. che è ancora di più un tema centrale. Oggi è un tema, secondo me, imprescindibile, nel Esatto. senso che noi viviamo in un'epoca in cui i social media hanno completamente cambiato l'approccio all'economia, alla società, alla politica. Pensiamo anche come è cambiata la campagna elettorale, come oggi ci sia una relazione con gli esponenti politici attraverso i social media. Oggi è fondamentale costruirsi un'identità sociale sui social media, perché sono uno strumento che permette di creare relazioni. Io spesso cito John Turner degli anni 70, uno psicologo sociale, che parlava di social identity theory, e dicevano che l'uomo ha la tendenza naturale a creare dei gruppi perché ha bisogno del senso di appartenenza e di identificarsi in questo gruppo oppure di non identificarsi in altri gruppi. Oggi il gruppo è la piattaforma, ok? Quindi quando noi presidiamo questa piattaforma, che si parli di persona fisica o che si parli di brand, che si parli di azienda, è necessario costruire un'identità sociale. Faccio una digressione, nel senso che poco prima di Covid avevo sviluppato un progetto insieme a Confcommercio, Federmoda, la mia università, proprio perché dai dati Istat emergeva che il 60% degli italiani aveva e ha delle basse competenze digitali. Quindi l'idea che cos'era? Oggi si parla, quando si parla di innovazione, di questo digital divide, una divisione perché l'Italia non ha infrastrutture uguali per tutta Italia, quindi c'è una grossa difficoltà a raggiungere la tecnologia. Il problema è che questo digital divide è un digital divide anche di competenze, perché se noi prendiamo per esempio il motivo per cui abbiamo creato questo progetto, il piccolo artigiano, il piccolo negozio della città, oggi ha una serie di problematiche, perché se prima aveva come competitor il negozio che gli stava accanto, piuttosto che il negozio che gli stava di fronte, oggi il competitor è il mondo, è Amazon. Esatto, Allora esatto. è normale che ci sia la necessità di creare una social identity, di farsi riconoscere su una piattaforma digitale e di riuscire a sfruttare tutte quelle che sono le potenzialità della rete. E quindi è vero che il tuo competitor oggi è il mondo, ma lo è anche il tuo cliente. Assolutamente sì, che si può rapportare con diverse realtà, no? Mentre prima anche il cliente aveva Assolutamente. poche possibilità. La prima domanda che mi viene spontaneo farti però è questa, Marco. Tu prima hai parlato giustamente di gruppi, di tendenza, no? A creare dei gruppi intorno a noi, Certo. cioè ad appartenere a un gruppo proprio per Certo. sviluppare maggiormente la nostra identità. Se a questo punto noi, e questo è un tema che va oltre il coronavirus, ma che viene enfatizzato proprio da quello che è accaduto in seguito al coronavirus, se noi dobbiamo rapportarci con il mondo, con una piattaforma che è enorme, come facciamo a questo punto a mantenere l'identità collegata a dei gruppi, no? Di Chiaro. riferimento? Ecco, è un po' più complicato già questo Allora, è passaggio. un po' più complicato. È chiaro che Covid è stato quello che oggi in comunicazione si definisce un evento disruptive e quindi ha accelerato tutta una serie di processi. Quando si fa social identity, brand identity, la prima cosa che va fatta è quella di analizzare il mercato, analizzare il territorio, analizzare quelli che sono i competitors, capire quali sono le tendenze, cercare di prevedere quelle che potrebbero essere le tendenze, definire
quello che è il nostro obiettivo e il nostro posizionamento, e da lì andare a fornire una serie di contenuti. E anche qua mi rifaccio a quello che diceva Bill Gates in epoca addirittura pre-social, che diceva sempre content is the king. Se noi forniamo dei contenuti di qualità, di verità, di trasparenza, noi andremo a costruire delle relazioni con il nostro pubblico. Perché quello che fanno i social media e che per esempio non ha mai fatto la pubblicità in generale è proprio quello di creare una relazione. Oggi tu hai la possibilità di fare, di presentarti sul mercato, di promuovere te stesso, di promuovere un prodotto ed avere un feedback immediato dal tuo pubblico, che può essere la tua community, ma non solo. E di conseguenza tu hai la possibilità di cambiare in tempo reale quello che stai facendo, cosa che prima non era assolutamente possibile, no. Non lo era nella moda, non lo era certo. In qualsiasi tendenza. È anche vero che il mondo digitale, o meglio, social, perché poi sì. Anche lì, no, credo sì. Ci siano sì. Delle distinzioni da fare, ma tu, voglio dire, puoi insegnare principalmente a chi ci segue, perché lo insegni proprio all'università e certo. Anche a me stessa, però credo che ci siano delle distinzioni da fare. Il mondo social è un mondo spietato. Certo. Perché se è già complicato, anche nella vita normale, riuscire a sentirsi davvero parte di un gruppo, figuriamoci attraverso i social, dove quello che conta sono i numeri, i like, i follower e insomma, con tutta la buona volontà, ci sono persone che faticano a ricevere riscontro, no? Da quello che è il mondo digitale social. Assolutamente. Allora, questo di fatto sì, è un, se vuoi, un problema per l'uomo comune, però di fatto sui social tu puoi avere anche un seguito piccolo, ma comunichi con il mondo ed è una cosa che fino a 10 anni fa era impossibile pensarla, per cui è normale che oggi noi insegniamo delle strategie per riuscire ad ottenere chiaramente un maggior riscontro, quello che si chiama in termini tecnici un maggiore engagement, ma la strategia vera è semplicemente sempre quella di fare dei contenuti che siano interessanti. Quando tu prova a pensarti la sera magari davanti al televisore, una volta tu guardavi il televisore, guardavi un canale di intrattenimento, lo guardavi e restavi lì. Oggi, quando sei a casa sul divano, tu guardi, sì, con un occhio guardi il televisore, ma con l'altro stai switchando sul tuo smartphone sì, e stai scorrendo, no? Quindi devi sempre pensare che dall'altra parte ci deve essere un qualcuno che può avere interesse in quello che tu stai comunicando, in quello che tu stai postando. E per fare questo devi creare un contenuto che sia sicuramente di intrattenimento. Poi da qui, secondo me, si apre poi tutto il pacchetto dell'influencer marketing e degli influencer veri e propri, che sono poi quelli che una volta erano testimonial, che poi sono diventati opinion leader, che poi sono diventati brand ambassador e che oggi sono influencer. Certo. Che è un qualcosa di ancora diverso. Se vuoi ti spiego anche il perché, certo. Nel senso che prima il testimonial rappresentava un brand e lo comunicava sulla carta stampata, sulla cartellonistica in televisione. Oggi quando tu, azienda, decidi di prendere un influencer, allora la parola stessa già ti fa capire che questa persona in qualche modo dovrebbe influenzare le scelte di qualcun altro. L'influencer marketing di fatto non è altro che mettere insieme una relazione fra il brand, l'influencer e la sua community. E la differenza qual è però? Che tu oggi decidi di seguire qualcuno, è una tua scelta e lo fai per tutta una serie di motivi che possono essere l'universo valoriale che questa persona ti trasmette, piuttosto che il sentirti parte di quella community, di quel gruppo. Però che cosa succede? Quando tu segui qualcuno, di fatto credi in quella persona. Il brand, questa cosa, oggi ha capito che è fondamentale e quindi per trasmettere il proprio universo valoriale si avvale di questi influencer che trasmettono un messaggio. Poi da qui si apre a sua volta un'altra parentesi, che è quella sui micro e macro influencer, perché poi è chiaro che se la tua community è gigantesca, come può essere quella di, possiamo tranquillamente citare, di Chiara Ferragni, tu certo. Stai parlando a 20 milioni di persone e magari non tutte si identificano nel tuo messaggio o nei tuoi valori, però il brand sa che in quel momento sta facendo pubblicità. C'è una spinta decisamente. 20 milioni di test in televisione oggi non ci arrivi in Italia, è impossibile. Se invece decidi di fare, di utilizzare un influencer su un bacino di utenza, magari un micro influencer più piccolo, 50, 80, 100 mila persone, è perché tu sai che stai utilizzando una persona che a quelle persone comunica
ha una relazione costante e quelle persone comunicano con lui. E il valore è enorme. Sì, sì. Anche se magari diventa più un influencer di nicchia, certo, mi verrebbe da usare questa parola. Verticale, su un tema. Esatto, però l'effetto è ottenuto lo stesso. Assolutamente, insomma, sì. Ed è immediato. Ecco, fermo restando che alla base ci sono delle strategie, appunto, indubbiamente, quello che, di cui ti occupi tu tutti i giorni. Mi viene spontanea anche un'altra domanda, no? Perché arriviamo al periodo attuale, quello sì, post-coronavirus, e anzi facciamo un passettino indietro nel periodo quello proprio in cui eravamo immersi in, questa, sì, in questo caos del coronavirus. L'hai detto tu prima, no? Adesso quando siamo sul divano, io stessa magari mi metto a guardare una serie, un film, ma capisco che sono comunque distratta, certo, dalle continue dal sollecitazioni dello smartphone, no? Il fatto di rapportarsi attraverso i social, qualcuno sostiene che la parte negativa, no? Ci sono sempre due lati della stessa medaglia, vada a penalizzare invece i rapporti, chiaro, umani, perché si perdono, perché oggi anche solo per fissare un appuntamento allora, basta sentirsi. Ancora di più nel periodo del coronavirus, che già ci ha allontanati, cioè adesso ancora abbiamo difficoltà a abbracciarci, a toccarci. Ecco, non rischiamo di non riuscire a trovare la via di mezzo in questo contesto? Allora, io non ho questa paura, nel senso che l'epoca, il periodo coronavirus è un qualche cosa che era assolutamente inaspettato e abbiamo imparato la parola del distanziamento sociale, no? Sì, e che era una cosa incredibile da mettere anche in conto, no? Era incredibile da mettere in conto, ma contestualmente a questo si affiancava, iniziamo ad affiancarsi le campagne distanti ma uniti, e quindi in qualche modo ci siamo uniti attraverso i device, e si facevano riunioni di lavoro attraverso le piattaforme, ci si scriveva chiaramente attraverso le videochiamate, WhatsApp e quant'altro. È evidente che c'è stato un allontanamento, ma il fine ultimo del social non è quello di allontanare, è quello di avvicinare. L'obiettivo da un punto di vista di brand oggi è quello di fare marketing omnichannel e quindi far sì che il tuo fruitore provi un'esperienza in tutti i touch point. Quindi se ti trovo in negozio, vivo quell'esperienza, se ti trovo online, vivo quell'esperienza. Sì, ma certo, devo far sì che quando tu sei online, alla fine finirà questo benedetto coronavirus, anzi è quasi finito, cerchiamo di essere un po' ottimisti. Sì, 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 assolutamente, sposo questa tesi al 100%. Perfetto, noi arriveremo sulla piattaforma, troveremo il nostro brand e da lì decideremo di andare fisicamente a trovare il negozio, a trovare il ristorante, a trovare l'amico. Perché alla fine la piattaforma deve essere un modo per avvicinare, per creare relazioni e non per allontanare, ecco, e distanziare. Un modo per, esatto, aumentare già dalla base la possibilità, certo, di contatti. Certo. E tu dici che, e appunto ripeto, queste sono le strategie che metti in atto tutti i giorni quando parli anche con le persone che si relazionano con te, dà la possibilità poi invece in un secondo momento, quando non c'è più la paura del contatto, di poter mettere in pratica quello convinto che hai fatto. Ecco, questo, tieni questo presente che poi la parte social ti permette anche di misurare, cosa che da un punto di vista fisico magari è più difficile, quindi tu sai quante persone contatti, sai quanto, vero, hai tutta una serie di valori aggiunti, di metriche che per chi fa business sono al polso della situazione, al polso della situazione sono molto importanti. Guarda, io stavo sbirciando nel sito marcobaccini.com, sì, che probabilmente possiamo anche vedere, ma a prescindere da questo leggo questa frase: noi costruiamo la tua, certo, identità sociale. Certo. Cosa significa costruire un'identità sociale, ovviamente nel panorama attuale, no? Allora, ti faccio un esempio. Sei mesi fa partecipo ad una conferenza con un professore, nomination al premio Nobel per le neuroscienze, quindi insomma spessore, 4 ore di conferenza estremamente interessante, dove dall'inizio alla fine questo professore contesta integralmente i social media. Ok, ah, quindi li boccia totalmente. Li boccia completamente, dice esattamente quello che magari dicevi tu, l'importanza della pelle, dello sfiorarsi, del toccarsi, no? Filosofo, antropologo, quindi un bel discorso, non presente sui social media. Ecco, in 6 mesi l'ho preso, oggi lo gestisco personalmente. Gli hai lanciato la sfida praticamente. E gli ho creato una social identity. Ma questo non vuol dire che tutto il resto non andava bene, ma oggi non puoi prescindere da avere un'identità sociale, perché tutto ruota attorno alla comunicazione social. E quindi se vuoi avere anche un contatto fisico con la realtà, hai necessità di farti vedere sulla parte social, che peraltro è estremamente democratica perché costa poco, può, sì, anche costare nulla. Dà la possibilità a tutti. Dà la possibilità a tutti. Conoscere. E quindi poi sta alle tue capacità, con il supporto di qualcuno che sa darti delle indicazioni corrette, riuscire a ritagliarti una fetta, uno spazio, che poi diventa una fetta di mercato.
perché poi quella conferenza che hai fatto quel giorno magari verrà replicata con altre 10 conferenze perché la vedranno attraverso i social media. Assolutamente. Quindi questo vuol dire costruire un'identità sociale, ma questa cosa la puoi spostare su qualsiasi categoria merceologica che va dall'oggetto al ristorante, all'abbigliamento. Pensa all'abbigliamento come è cambiato. Oggi si fa fatica ad andare in negozio, no? La maggior parte degli acquisti vengono fatti online, perché tanto c'è qualcuno che te lo porta a casa, se non ti va bene te lo riportano indietro, tu sei seduto sul divano. Quindi oggi l'obiettivo è quello di, sì, vendo, però ti devo riuscire a far venire anche in negozio, perché ti ho reso troppo comoda la vita, certo, e quindi stai a casa, certo, e sei pronto a fare tutto. Sì, e poi è anche questione di avere piano A e piano B, no? Per certo, essere pronti di fronte alle emergenze. Ecco, la domanda che ti volevo fare era proprio questa: quando parliamo di social identity, è relativa e cambia a seconda dei settori di riferimento, ristorazione, abbigliamento, allora, insomma, realtà, tu ne hai citato qualcuno. Allora, io non ho citato qualcuno, ma perché sono un imprenditore, sono attivo in diversi campi, ma il mio primo amore è sempre stata la comunicazione, quindi io ho applicato le stesse cose nei diversi settori, nel senso che cambia il fine ultimo, ma la strategia rimane sempre la stessa, è quello di creare engagement, è quello di creare contenuti, è quello di riuscire a creare un dialogo. Ripeto, il valore aggiunto dei social è che creano un dialogo. Pensa, certo, anche ai personaggi del mondo dello spettacolo. Se tu pensi a 10 anni fa, era impossibile entrare in contatto con un personaggio. Oggi sì, si aspettavano fuori, no, dagli studi di registrazione fuori, con la classica macchina fotografica, però non c'era dialogo. Ma non c'era dialogo. Tu oggi, potremmo tirare fuori anche, citare banalmente anche il fenomeno degli haters, tu apri un profilo, puoi iniziare ad insultare un personaggio e tu tieni anche una risposta, perché di fatto sì, sì, è quella, no? È la velocità e la relazione. Il fatto di riuscire a costruire un dialogo fa crescere esponenzialmente la tua fanbase. Senti, però questo te lo chiedo, ma il buon sì, successo di una strategia di comunicazione, comunicativa, significa anche avere, cioè contempla anche avere haters, visto che tu li hai citati, no? Perché dicono, allora, o bene o male, l'importante è far parlare. Io sono assolutamente di quella filosofia. Oppure c'è chi dice, non sei nessuno se non hai qualche haters, che comunque ti... Molti nemici, molto onore. No, io... ecco, quello è un po' più... No, scherzo. Quello che voglio dire è che secondo me anche la parte di haters può essere utilizzata a favore. Io lo faccio personalmente, ma mi immagino e penso a uno dei primi, che è stato Gianni Morandi. Gianni Morandi sui social ha un seguito pazzesco, pur essendo peraltro non in un'età social, perché non è sicuramente un idolo dei millennials di oggi, neanche della generazione Z, no? Però è stato capace di cavalcare il mood. Quando veniva insultato, Gianni Morandi rispondeva sempre con delle risposte così belle che ti distruggevano, perché era così gentile e così disponibile a chi lo insultava, che ha creato il caso. Poi ci sono invece quelli che vengono chiamati i blastatori, come Buonarico Mentana, che bastona, come si suol dire. Però è strategia, perché in ogni caso tu crei dialogo, crei una serie di commenti a quel commento e fai sì che la tua fanbase, la tua community, arrivi a difenderti, perché se l'hai costruita, certo, l'hai creata, certo, saranno poi loro che verranno a difenderti. Quindi è meglio rispondere piuttosto che ignorare un commento. È meglio rispondere bene, ok. Comunque rispondere, ignorare non fa mai bene a allora, livello di comunicazione. È chiaro che non puoi rispondere a tutti quelli che cercano di insultarti, cercano di trasmettere un messaggio negativo, perché altrimenti qual è l'obiettivo loro? È far parlare si amplifica, no? Quindi quello che strategicamente indico sempre è di rispondere a 1/2, perché quelli già creano una sorta di talk about che però alimenta il tuo profilo. Un minimo di... Sì, si crea un minimo di dibattito. Assolutamente sì. Ecco, tu prima per esempio hai citato la Ferragni. Certo. Proprio in questo periodo ha fatto discutere il suo essersi, come dire, mostrata agli Uffizi, sì, di Firenze. Assolutamente. Però per far sì che dopo il periodo di lockdown, insomma, soprattutto i giovani cominciassero a dedicarsi all'arte. Insomma, perché poi ci sono anche tutte queste polemiche che ruotano intorno. Bisogna sapersi anche difendere. Bisogna sapere cavalcare, però. Perché cavalcare e difendere. Chiara su questo è bravissima. Nel senso che lei, peraltro, era agli Uffizi perché ha fatto un servizio fotografico per una grossa rivista, quindi si trovava lì per fare dell'altro ed è stata in qualche modo presa all'interno di questa polemica. Però io quello che dico è vero che l'arte cerca sempre di essere un po' alta e un po' snob. Io però la penso in maniera assolutamente diversa. L'arte è di tutti. Allora, se Chiara Ferragni, che ha 20 milioni di follower, di cui magari tre quarti hanno meno di 20 anni,
si fa fotografare o si fa un selfie davanti a Venere di Botticelli. Ma cosa c'è di sbagliato? Questi 15 milioni di ragazzi probabilmente non l'avevano mai vista in vita loro la Venere di Botticelli. Quindi il messaggio è stato un messaggio positivo, il messaggio è c'è l'arte, ce l'abbiamo noi, abbiamo la Galleria degli Uffizi. E la cosa che poi è ancora, secondo me, più forte e che fa zittire qualsiasi polemica è che il weekend successivo al posting gli Uffizi hanno fatto più 27%. Quindi, peraltro pare molti giovani. Peraltro molti giovani, no? Che normalmente agli Uffizi ci vanno se li porti in gita scolastica o se i genitori li obbligano prendendoli per un orecchio. Quindi, diciamo così, in questo caso poco importa che magari tutti i giovani che sono andati abbiano effettivamente recepito l'arte, ma ha messo in moto un movimento che in questo momento serve al nostro paese, cioè ha incrementato gli ingressi, il turismo, insomma, che sappiamo essere stato penalizzato. Hai creato interesse. Poi la sua è una community mondiale, e quindi il fatto di far vedere gli Uffizi a tutto il mondo in un momento come questo era importantissimo e fondamentale. Quindi, lato mio, complimenti e un applauso a Chiara per questa operazione. Peraltro Chiara stessa ha cambiato, a mio avviso, la sua social identity nel corso degli anni, perché prima era molto più algida, era molto più silente. Oggi anche molto più legata all'aspetto fisico, e veniva infatti criticata per la sua magrezza, per l'eccessiva, no? Anche magrezza, se vuoi, che poteva essere un messaggio distorto per le ragazzine. Quelle, più giovani. Poi è diventata mamma e ha cambiato completamente il suo modo di apparire. Ogni tanto appare anche non completamente perfetta, spesso parla in italiano, spesso è autoironica e fa vedere sempre i valori della famiglia, il valore del figlio, del marito, del compagno. E quindi è cambiato il percorso, no? È partita in un modo e oggi la sua community è una community che è larghissima, perché prende veramente tutti, certo. Non è più solo moda. Quindi per avviarci verso le conclusioni, mi pare di capire che per un'azienda, cioè insomma, indipendentemente dal settore di riferimento, sia importante avere, a parte come dire, una presenza sociale, social, perché sociale poi apriamo altri ragionamenti, esatto, importante, però magari anche accompagnarsi da un influencer, cioè da un personaggio nel quale la comunità che fa capo all'azienda si riconosce. Allora, io quello che oggi a mio avviso dico è che è imprescindibile in una strategia di marketing non pensare di inserire anche l'influencer marketing. Questo oggi poi lo danno anche i numeri, perché se noi guardiamo gli investimenti pubblicitari delle grandi aziende, vediamo che le televisioni hanno perso centinaia di milioni di euro, perché il 30-40% degli investimenti, dei budget, è stato spostato sulla comunicazione social. Ma è evidente, perché oggi è efficace e hai delle metriche che non hai comunque in altri contesti. Lì puoi verificare, puoi decidere, puoi vedere chi più ti assomiglia, perché anche questo è un concetto molto importante. Il brand deve assomigliare o l'influencer deve assomigliare al brand, e a quel punto il tuo messaggio alla sua community diventa veramente forte e veramente vincente. Ottimo, allora Marco, ovviamente adesso ho telecamere spente e io cercherò di rubarti qualche consiglio in più, perché non è che possiamo estenderlo tutto, però sarà mia cura, se avrai piacere, magari rivederci in altre occasioni per approfondire determinati argomenti, anzi proprio in ultimissima battuta, in pochissimi secondi, quindi la comunicazione del futuro, per futuro intendo quando si ripartirà in autunno, quando tutto si spera si rimetterà in moto, come la vedi? Io sono dell'idea che la comunicazione sarà ancora incentrata sull'e-commerce e lo shop online per tutto quello che riguarda i brand. Probabilmente dal 2021 si inizierà a lavorare per far rientrare le persone nei punti fisici, perché è la necessità della nostra economia. Però magari con delle competenze anche di più relative a tutta l'innovazione digitale e alle strategie legate proprio alla nuova comunicazione. Assolutamente. Va bene. Marco Baccini, grazie davvero. No, grazie a voi, grazie a te per questa intervista. Sulle Fonti TV. Grazie. Grazie a voi. E grazie a tutti voi per averci seguiti. Naturalmente al prossimo approfondimento.